Allora, io abitavo in un paesino chiamato Grevino, no? E il mio marito, diciamo che siccome eravamo giovani, non si comportava tanto, usciva la sera. Basta, e mio suocero ha deciso di andare ad abitare in una casa a Catania. Ai tempi, quando si è sposata mia suocera, ci è andata ad abitare lei la prima volta che si sono. Io non lo sapevo. Allora siamo andati a vedere là, siamo entrati, una casa vecchia proprio. Allora mio marito non lavorava. Appena che siamo entrati in quella casa, proprio appena siamo entrati, mio marito ha incominciato a lavorare, ma non così. Ma i soldi venivano, non so come, ma io lavorava. Abbiamo fatto una cucina nuova, vabbè, abbiamo fatto una cucina nuova. E io mi sistemavo la cucina, prendevo io l'acqua, la mettevo sul tavolo, così, la finestra aperta, passavo di nuovo e quell'acqua la trovavo nella finestra. Ma dico, ma se io l'ho posata qua? Vabbè, di nuovo. La vecchia accanto, era una vecchia, dice, mi ha raccontato che allora c'era un giardino, la casa si usciva fuori con bello fuori, un giardino, e c'era uno stanzino piccolo con un gabinetto vecchio. E mi ha raccontato che in questo tetto si era impiccato uno. Però mi ha detto, non c'è niente, se a te ti vogliono, mi hanno detto a me, se a te ti vogliono, tu stai tranquilla. Va bene. Tranquilla, mio marito ha iniziato a lavorare, ha aperto una fabbrica, ci siamo fatti subito sistemare tutta la casa. E mi ha detto, tu non ti raccomando, la sera prima di andare a letto metto un bicchiere d'acqua sul tavolo e del pane. Allora io tutte le sere prima di andare a letto mettevo un bicchiere. Questo bicchiere con l'acqua e il pane lo trovavo sempre sulla finestra. Lo mettevo sulla finestra e lo trovavo sul tavolo. Mia figlia ancora non si era coricata mai in quella casa perché ce l'aveva mia suocera. Allora ho portato mia figlia a casa, ci siamo fatti le stanze da letto. Arrivata a mezzanotte, mia figlia piangeva, sempre. Ma come mai? Mi diceva che sentiva grattare la porta. Dico, ma sarà qualche gatto, qualche cosa? No. La sera, di nuovo, mezzanotte, mia figlia. Non so come, la trovavamo sotto il letto, piena di lividi, di cose. A me sì, a me proprio mi volevano, perché se vogliono bene una persona, cioè l'aiutano. Mia figlia non la volevano. E allora mia suocera mi raccontò poi dopo, io lo raccont mi raccontò che quando si è sposata lei, e ha avuto a mia cognata quella, la primogenita, era la stessa cosa, la trovava sotto il letto, non voleva un primogenito. Cioè, ma ti dico, una cosa allucinante. Poi mi ha detto, se te la vuoi comprare questa casa, l'importante è che non cade quel bagno là. Non ci siamo messi d'accordo con il prezzo perché ne volevano di più, basta, e se la sono venduta, se la sono venduta. E hanno sistemato tutto. Prima di andare ad abitare in quella casa, è morta la moglie, a questo signore. Poi non ne ho saputo più niente.